Eccomi. Avanzo. Voglio andare a vedere da vicino, senza la folla, senza la banda, le parole, i discorsi. Ed è diverso. Mi sembra di sentire la storia. Qui, queste pietre, questa terra, questi ciottoli mi sussurrano nel silenzio, come se le porte del tempo non si fossero mai chiuse. Tutto parla ancora di quel tragico giorno. Ma mi sto lasciando suggestionare. Cosa mi può dire questa terra che ha raccolto i passi, le grida, i pianti di tanti uomini tanti anni fa? Forse niente, forse poco. Sì, celebrare, sì, commemorare, è giusto. Ma basta? È sufficiente? Nel silenzio, queste pietre, questa terra, questi ciottoli mi sussurrano qualcosa in più. La ricerca di memoria, non retorica, ma viva e vitale. L'idea di una memoria che è base per il presente. La memoria come un fiore, da coltivare, annaffiare, far sbocciare. E se lo vediamo appassire, da ripiantare, ricoltivare. Un fiore vivo. Le impressioni personali e i fatti raccolti nel diario di un povero parroco di campagna possono anche non interessare il gran pubblico, ma possono tornare graditi alla popolazione in mezzo alla quale gli avvenimenti si svolsero e dei quali essa fu sovente protagonista. Sono le pagine più dolorose della storia di Cumiana e anche della mia povera vita, perché tutti pensiamo che non abbiano mai più a ripetersi momenti così angosciosi e tremendi. Nello stile e nella forma ho creduto bene di seguire il metodo di Silvio Pellico nelle mie prigioni. Ho voluto cioè intenzionalmente rifuggire da ogni concetto di odio e di vendetta, evitando parole grosse e invettive, dal momento che è sufficiente è più utile narrare la cosa con sincerità e oggettività. Ed eccovi, cari figlioli, alcune pagine stralciate dal mio diario. Tutte sono scritte col cuore, alcune con le lacrime, una il 3 aprile 44 è orlata di sangue. Il 1 aprile, poco prima di mezzogiorno, avviene uno scontro in paese, regione Piazza Vecchia, tra partigiani della Val Sangone e repubblicani e tedeschi. Vi sono alcuni morti tra i repubblicani e uno tra i partigiani. I partigiani riescono a fare 37 prigionieri, di cui 35 repubblicani e due sottufficiali tedeschi che li guidavano, e li portano a Forno di Coazze. Il viceparroco Don Luigi Bosso si reca tosto sul luogo della lotta e amministra i sacramenti ai feriti d'ambo le parti e aiuta a prestar loro i primi soccorsi. Intanto, verso le 14, arrivano in paese grossi reparti di tedeschi e di repubblicani che procedono ad un vasto rastrellamento. Centinaia di uomini sono radunati in principio di Cumiana Nuova. Noi sacerdoti ci rechiamo con gli uomini per portare una parola di conforto, quantunque nessuno sospettasse neppur lontanamente l'orribile fatto che stava per accadere. Mentre si portavano via gli uomini, condotti al comando tedesco presso il collegio salesiano delle Cascine Nuove, vi bruciavano alcune case. Noi tre sacerdoti della parrocchia, vedendo che il fuoco si estendeva, ci gettiamo a tutt'uomo tra le fiamme e con l'aiuto di alcune donne prima e poi di alcuni uomini riusciamo a circoscrivere l'incendio e a salvare una casa di via Chisola. La popolazione intanto è in un'angoscia terribile. 2 aprile. Il giorno seguente, domenica delle Palme, alle 7 di mattina i tedeschi erano ritornati in paese. Incendiavano parecchie altre case, mentre i sacerdoti, incuranti dei pericoli,
si prodigavano infaticabilmente a salvare le masserizie della povera popolazione. Giunge una vaga notizia che c'è pericolo di morte per alcuni ostaggi. Allora io mi reco immediatamente dal comando italiano e piangendo invoco pietà per i nostri uomini e mi offro di recarmi a Coazze presso i partigiani per trattare la restituzione dei prigionieri. Come sapevo, già fatto altrove da altri sacerdoti, per esempio a Boves. Il comandante italiano aderisce e mi invita ad unirmi al dottor Ferrero Michelangelo, medico del paese, il quale nel frattempo era stato ufficialmente incaricato dal comandante tedesco di iniziare le trattative. Così, di mia iniziativa, mi offrii per l'ardua impresa. Chiamai con me il reverendo Don Bosso e uniti al dottor Ferrero ci recammo a Forno di Coazze. La situazione era estremamente tesa, le trattative furono difficilissime. Le minacce tedesche parlavano di 158 morti in caso di insuccesso delle trattative. Fu solo nel secondo giorno e in seguito allo svolgersi delle conversazioni che il comando tedesco ridusse la cifra degli ostaggi a 58. E fu questo il nostro risultato più certo e più grande, che in quel giorno 100 nostri cittadini cumianesi ebbero d'un tratto risparmiata la vita. 3 aprile. 5 volte in 2 giorni ci recammo dall'un campo all'altro e potete ben immaginare con quanto cuore e con quanto impegno si svolgesse la nostra opera in quell'atmosfera rovente, finché, inviati un'ultima volta con un ultimatum terribile da parte dei tedeschi, trovammo buon terreno presso i partigiani, i quali permisero che venisse con noi un loro comandante per trattare in persona la resa dei prigionieri. Erano le 17:30 circa. Finalmente ritornavamo contenti e sereni della nostra missione e credevamo di poter annunziare la bella notizia ai compaesani. Quando giunti all'ingresso del paese, verso le 18:30, ci imbattemmo nella macabra visione di 51 fratelli uccisi. I tedeschi non avevano aspettato l'esito delle trattative e mentre mandano per l'ultima volta una così grave ambasciata, non ne attendono l'esito. E mentre i partigiani acconsentono a cedere e tutto si sarebbe risolto in bene, contro ogni norma di lealtà, i tedeschi troncano le trattative e fanno fucilare 51 ostaggi innocenti. Il paese era nel terrore e nel pianto. Io ero avvilito, annientato e sdegnato e dissi il mio sdegno e il mio dolore al comandante tedesco, che non mi rispose nemmeno. Quando scese la notte mi recai con i paramenti sacerdotali per la sepoltura. Feci richiesta che venissero concesse le salme alle singole famiglie, ma l'interprete rispose con le precise parole: «Reverendo, non c'è nulla da fare». Col cuore straziato accompagnai le salme al cimitero e a uno insieme ad alcuni carabinieri salutai i miei cari figlioli spirituali, mentre cercavamo al chiarore di una pila elettrica di riconoscere i nomi dei morti. Ma all'ultimo trasporto di cadaveri il mio cuore non resse più e sentendomi venir meno le forze dovetti uscire dal cimitero e trascinarmi a casa. Erano le 2 di notte, da 2 giorni quasi non vedevo cibo e mi sentivo mancare il cuore e i brividi della febbre per la persona.